Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 25 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Giornata a 2 marce. Mattinata no sotto tiro della Luna in Scorpione in quadratura, che in combutta con Plutone e con Marte fa sgobbare parecchio e guadagnare pochino e quel poco va tutto in spese urgenti o per saldare un debituccio. Lievemente migliore il pomeriggio a patto che manteniate i piedi per terra a stretto contatto con la realtà, passata in segno di fuoco, precisamente in Sagittario. La bianca signora riporta l'attenzione su questioni più amene come gli svaghi, le vacanze e soprattutto i fronti del cuore. Se siete rientrati al lavoro ma il partner e i pupi sono ancora a Scialarsela, vi organizzate per andare a raggiungerli da domani e tornare poi tutti insieme. Intanto fate loro la sorpresa di far trovare la casa a posto e risplendente, un regalino ciascuno, magari un libro come piace a Mercurio abbracciato al vostro astro guida il Sole. In barba ai social il mondo sta riscoprendo il piacere della lettura e voi modestamente vi sentite tra la folla che sta compiendo questo piccolo miracolo. Desiderio di avere una figlia, e non è escluso che questo possa essere presto esaudito. In amore il rapporto che si ha è con una persona dalle buone risorse economiche, molto solido, o comunque con ottime e buone prospettive. Sono in arrivo piccoli vantaggi di ogni tipo, particolarmente quelli economici. Oggi è proprio il giorno delle delusioni in tutti i campi, solo nella tarda serata vi rasserenerete. Meglio per voi se uscite da un vincolo o una promessa fatta che non riuscirete a soddisfare. Esplorate la situazione e decidete per il meglio ma non fate più promesse avventate. Favoriti i viaggi e gli spostamenti. Buoni rapporti con figli e partner. Qualche spesa per la casa. Ambienti eleganti ti aiuteranno a tenere su il morale. Arrivano notizie da lontano. Mettete a frutto quello che avete imparato negli ultimi tempi. È necessario che prendiate del tempo per voi per riposarvi e mettere a punto i programmi futuri. Oggi ci potrebbero essere dei malintesi anche piuttosto gravi e vi sentirete come insoddisfatti o trascurati dalle persone a cui volete bene. Tensione al lavoro per qualche collega in piccione. Non trasferite al vostro partner le vostre insicurezze, fate in modo che non si accorga dei vostri momenti di ansia e vivrete una meravigliosa storia d'amore. Parlerai di compravendite, di proprietà. Serata piacevole. Esci se puoi, o altrimenti invita amici e amiche a casa. Viaggi favoriti. Avrai molte cose da fare. Sii puntuale agli appuntamenti. Avete bisogno oggi di tanta fiducia in voi stessi se vorrete recuperare il rapporto con alcune persone, cercate di ammettere i vostri limiti e accettare quelli degli altri. Portate pazienza oggi in ogni cosa, c'è qualcuno che sembra faccia di tutto per farvela perdere. Poi sorridete a tutti, oggi non è il caso di tenere il broncio a nessuno. Il duo Giove, Urano, nel segno a voi tecnicamente ostile del Toro, vi produce qualche nervosismo nell'arco della giornata. In famiglia ci sarà da affrontare una situazione di tipo economico e che coinvolge anche parenti lontani. Il quadro dei transiti vi obbliga oggi a rimanere un po' in campana e a tenere un basso profilo in generale, tanto in famiglia quanto nelle situazioni sociali in genere. Giornata a 2 marce questo venerdì per voi, iniziata col piede sbagliato, ovvero la luna malmostosa in quadratura ma conclusa con quello giusto, ovvero la bianca signora passata nel segno amico del Sagittario, focoso quanto voi. Plutone in combutta con Marte vi invita al lavoro ma soprattutto a far mente locale su guadagni e spese e lo stesso fa il Sole in Vergine quando nel pomeriggio, dopo aver ricevuto una stoccatina dalla Luna, vi porta a fare attenzione alle finanze. Se amate giocare a carte fatelo pure ma. Amore ed Eros. Sarà un retaggio delle vacanze oppure il marchio dell'estate, sta di fatto che il cuore in questo periodo viene sempre prima della testa per voi. Anche oggi infatti se c'è una piccola crisi la superate vincendo l'orgoglio, abbracciando il partner tornate subito in perfetta sintonia, d'accordo su tutto, sulla gestione dei pupi e il programma della giornata. Quando ci si vuole davvero bene i problemi si superano sempre.
telefonata alla famiglia come di prammatica, tutti bene loro dunque bene anche voi. Quattro zampe malmostoso, felice di stare con voi in vacanza ma è evidente che il vostro stile di vita stranamente movimentato lo stanca. Una dissonanza che coinvolge il settore dell'appagamento sentimentale mette in rilievo i corpi celesti deputati all'espressione dell'affettività e non vi fa avvicinare nel modo più consono alla vostra dolce metà. È necessario riproporvi nella maniera più serena e sincera possibile al vostro o, alla vostra partner, provando anche a dialogare con lui o con lei e fugando ogni tipo di dubbi si possano essere creati. Lavoro e denaro. Alle dipendenze riprendere il ritmo è più difficile del previsto, vi manca lo switch, la motivazione a darvi una mossa per raggiungere subito alte postazioni. Sereni e rilassati in vacanza anche se non sempre in vena di scarpinare o visitare borghi e musei. Vi piace anche prendervi il vostro tempo, pranzare in localini finto rustico dove assaggiare tipicità, assistere a qualche bello spettacolo e presenziare a tutte le belle feste di piazza, dove c'è musica e ballo là ci sarete anche voi. La presenza in simultanea di due forze planetarie, Luna e Venere, positive entrambi per il Leone vi fornisce il piglio giusto per concludere la giornata lavorativa con dinamismo e grinta. Non vi lasciate soggiogare da nessuno e, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 31 di luglio al 9 di agosto, riuscirete oggi dove altri si erano fermati o, addirittura, avevano fallito. Benessere. Stanchezza mattutina, in vacanza potete permettervi di dormire un po' più del solito, cambiando eventualmente il programma per la giornata. Una bella colazione infatti vi rimetterà subito in sesto, non appena cominciate a carburare cambiate tono e umore, pronti a godervi la vita che sì, siete i primi a dichiararlo, comunque vada è sempre meravigliosa. Per lei, cuochissime ai fornelli, come si definiva la memorabile Petronilla, la prima donna che scrisse sui giornali in questa veste. Preparazioni svelte, semplici ed economiche, la sua bandiera che è anche la vostra. Il libricino trovato nella libreria della nonna è davvero un portento. Per lui, attenti a non viziare troppo i vostri figli con la scusa che li avete tanto desiderati, non appena aprono bocca, dal primo vagito all'esame di laurea, correte prendendo loro ciò che richiedono, quasi fosse un diritto. Almeno cercate di non fare lo stesso con i nipotini. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.